Si può morire per un parcheggio, eppure è successo. Amadeus, sul palco di Sanremo, introduce così la storia di Giovan Battista Cutolo, il musicista 24enne napoletano che è stato ucciso il 31 agosto scorso in Piazza Municipio, raggiunto da 3 colpi di pistola esplosi da un 16enne. A parlare di quella tragedia è salita sul palco la madre, Daniela Di Maggio. La donna ha letto una lettera per il figlio, ricordando di quando il ragazzo sognava di suonare proprio sul palco di Sanremo. Amore mio, ti ricordi quando l'anno scorso dovevi suonare all'Orchestra Polifonica di Sanremo e ti chiesi di venire e tu mi dicesti «Mamma, sei pazza!» Il bamboccio con la mammina appresso. Mi dicevi che Sanremo sembrava Napoli, ma con la scintilla francese, e dicevi che se proprio ti fossi trasferito avresti scelto Sanremo. Ti ricordi quando guardavi il tuo maestro, Luca, suonare qui a Sanremo? Amore mio, quel giorno è arrivato. E sai perché? Perché sei bello dentro e fuori, hai un modo aristocratico di stare al mondo, pratichi la gentilezza e generi bellezza intorno a te, al contrario di chi ti ha strappato barbaramente alla vita. E proprio perché l'amore è il contrario della morte, tu stasera vivi attraverso la musica che amavi e che ti farà essere eterno. E poi, perché stasera tutta Italia sta ascoltando il talento e le note del maestro Giovan Battista Cutolo. Ciao Giojo, ti amiamo tutti e mammarella tua non ti dimenticherà mai. Ciao amore mio.